Bene, oggi è domenica 26 agosto 2018 e oggi abbiamo deciso di aderire ad un nuovo format organizzato dalla Neo Pro Loco di San Paolo d'Argono, appena nata. E l'evento si chiama Arcomuna, che vuol dire arte, cultura, musica e natura. Quindi siamo qua oggi per arcomunarci tutti insieme. Noi? Ci faremo un'arcomunata in cima. Un'arcomunata. Beh, la manifestazione prevede una camminata nel parco del Plice, con delle tappe in cui si mangerà, ci sarà dell'arte, della cultura. E arte, sono cultura e natura. I biglietti li abbiamo già presi, come potete vedere, e questi saranno i miei compagni di viaggio, Fabio, Lorena, il posto è bello, solito discorso, la compagnia che è Gabriella. Va bene, dai, fra poco partiamo, i biglietti come detto li abbiamo presi e vediamo come sarà la giornata. Ciao! Prima tappa raggiunta, cornetto di gelato, ci sta bene al primo pezzo, è stato duro, poi salitine, ma ce la faremo.
impazzita qua, sta salutando le piante. Cioè, ho visto gente, buongiorno ippocastano, salve noce, buongiorno castagno, salve lauro ceraso. Fode co, che figo. Secondo ristoro, punto ristoro, un bel succhino alla bicocca. Mi sono fatto una pera invece. È più buona la pera. Con una bella bottiglia d'acqua. Con la Gabriella, con la pera. Gabriella, le pere. Sempre con le bisogna pere. Bisogna farle vedere. E dai. Parla. Bello che vinci su YouTube così. Thank you.
foresta e in tutte le mitologie un luogo sacro, come le querce tra i druidi e il boschetto di Egeria. E anche nella vita più quotidiana e familiare si parla con rispetto di foreste celebri, come quella di Sherwood. Se Robin Hood non avesse avuto Sherwood come rifugio, sarebbe difficile investire la sua storia di tutto il fascino che possiede. È sempre la parte della storia che non viene narrata, le gesta compiute e la vita vissuta nell'inesplorata segretezza del bosco che ci incanta e ci fa tornare bambini. L'uomo è come un albero che non è limitato dall'età, ma cresce fin quando ha radice nel terreno. Henri David Thoreau. Siamo già indietro a bere. Camminata finita, fregole mangiate, pane cotechino pure, sono bagnato. Stefano, niente, adesso un bicchiere di vino e dopo. Viva le fregole! Scenderemo dalla valle e torneremo a casa. Facciamo il giro lungo: Val d'Albano, Torre dei Roveri, cenate sopra, sotto, scava, schilpario, poi torniamo a casa. Io lo fai te. Ma perché è quadrata la tua luce? Perché è lunghezza minima, quadrata, poi Ho avuto un po' di vino degli altini. Era buono. Sì, è buono. Gattato, che aspettiamo.